Didattica a distanza, le ragioni del sì, ne parliamo oggi con il professor Pellegrino Caruso, docente di latino e greco presso il Convitto Nazionale Pietro Colletta di Avellino. Professore, innanzitutto grazie per aver accettato il grazie nostro a voi. Invito. Abbiamo detto che parliamo di didattica a distanza, possiamo fare una sorta di bilancio a questo punto di questo strumento che si è rivelato così fondamentale in questa emergenza sanitaria che ormai stiamo vivendo da un anno a questa parte. Molte scuole, tutte le scuole ne hanno usufruite, alcune più delle altre, per esempio i licei di Avellino molto di più rispetto agli altri istituti non solo della Campania ma anche dell'Italia, anche per motivo per scelta del sindaco Gianluca Festa. Ecco, qual è il suo bilancio di questo anno di attività? È davvero un anno di lavoro della scuola. Quello che mi preme sottolineare e ribadire è che la scuola non si è fermata e anche noi come docenti abbiamo cercato di rimanere al nostro posto con delle relative difficoltà iniziali, anche delle difficoltà ovviamente emotive, perché siamo stati dal 4 marzo bloccati nella nostra attività di didattica in presenza. Però questo è anche un merito della scuola per la quale lavoro, al Convitto Nazionale Pietro Colletta, eravamo già subito proiettati, pronti, capaci a garantire una adeguatezza di mezzi necessari per attivare quelle classi virtuali che ci hanno consentito di mantenere un rapporto di scambio e di contatto con i ragazzi. Mi piace proprio evidenziare questa necessità della DAD come occasione per poter conservare un contatto con i ragazzi senza però correre quel rischio di contagio del quale dobbiamo essere coscienti. Mi sento infatti in questo di ritenere giusto che le scuole, per ora purtroppo solo le scuole superiori, ma sarebbe un provvedimento da estendere nel momento del disagio a tutte le scuole per ogni ordine e grado, perché come ripeto non sono previste immunità in tal senso. Quindi bisogna, adesso siamo più bravi, l'ho detto anche in altre dichiarazioni, con i ragazzi usiamo gli stessi strumenti, siamo con i ragazzi dinanzi alle stesse difficoltà quel che conta è ricordarsi del principio fondamentale dell'educazione. L'educazione è l'educere naves ex portu, lo ripeto con quella valenza importantissima della lingua latina che ci fa capire che i ragazzi sono navi da proiettare verso un orizzonte che deve restare un orizzonte di senso, però si esce dal porto quando la tempesta è passata. Senta, però ci sono anche chi contesta questo strumento, anche gli stessi studenti. Una decina di giorni fa c'è stata anche una protesta di alcuni studenti del liceo che sono stati ricevuti dal sindaco Festa, sono innumerevoli, possiamo dire, i ricorsi al TAR, l'ultimo in realtà ha dato ragione al sindaco di Mercogliano che aveva disposto la didattica a distanza. Lei come valuta anche tutte queste contestazioni che stanno rivolgendo alla DAD? Occorre equilibrio. Della DAD non ci possiamo innamorare in maniera perenne a vita, perché la scuola è prossimità. Però in questo momento bisogna anche far sì comprendere che gli errori sono stati fatti nei passaggi dell'inizio anno, perché ad inizio anno, quando il contagio aveva degli indici diversi, occorreva recuperare una progressiva normalità. Si è insistito, questo è un grande difetto anche delle politiche ministeriali, supportate anche in ambito locale, perché i dirigenti avrebbero forse anche potuto un po' reagire a questa insistenza nel tenere tutti i ragazzi in classe. Lo vediamo che le percentuali del 100% è l'unica senza compromesso, ma si è insistito a volte con percentuali anche del 75, bisogna capire che purtroppo i ragazzi hanno un sistema di relazione. Allora va chiesto tanto, perché ovviamente nel momento in cui si vede il ragazzo oziare dinanzi al bar, il dubbio viene anche a chi difende la DAD, perché allora se ozi al bar, però dobbiamo anche essere coscienti che a volte i ragazzi tra loro possono anche fare cultura,
Sto leggendo proprio una recente pubblicazione del filosofo Massimo Cacciari, il quale parla di un lavoro dello spirito, in cui si dice: noi non sappiamo realmente se i nostri ragazzi possono anche far cultura fino alle 2 di notte. E onestamente mi sento anche di dire, per volontà anche di noi insegnanti, che molti miei allievi continuano a lavorare con costanza, con attenzione, con dedizione, utilizzando gli strumenti del digitale, ma anche interessandosi. Abbiamo per esempio recentemente condotto una discussione molto interessante sul tema del lavoro. Quindi lavoro che, lo ricordiamo, è ribadito come diritto nel principio della nostra Costituzione. Quindi partire da Esiodo per arrivare al lavoro dei giorni nostri e per renderci conto che il lavoro deve essere sapientemente burocratizzato, perché occorre l'organizzazione, occorre il controllo, però ci vuole anche il senso di libertà. E con una didattica affollata in classe, questa libertà di sfogliare, fare sfogliare sudate carte, purtroppo non esiste, è compromessa. Senta, ha parlato anche di direttive ministeriali e ne approfitto per collegarmi anche a una lettera che lei ha scritto al neo ministro all'istruzione Patrizio Bianchi. Innanzitutto le chiedo se ha avuto riscontri e poi un giudizio anche sull'orientamento che sta prendendo l'esecutivo nei confronti della scuola. Il primo provvedimento ha riguardato l'esame di Stato, ma si parla anche di un prolungamento dell'anno scolastico. Lei sarebbe favorevole a questa proposta? Beh, il prolungamento dell'anno scolastico è un errore parziale. È imparziale perché, per quanto riguarda per esempio i docenti delle superiori, restano a lavorare accanto ai ragazzi nel guidarli in una maturità che sarà nuovamente compromessa dallo stato di pandemia, però è una maturità organizzata. L'anno scorso, per motivi vari, più o meno giusti, i nostri alunni hanno dovuto preparare degli elaborati da consegnare alla commissione la notte prima dell'insediamento della commissione. Ora quindi, perché ci fu tutto un valzer di prove possibili, non possibili, mentre si andava alla ricerca dei famosi banchi a rotelle. Quindi è necessario, ecco, avere una prospettiva. Mi piacerebbe, io ringrazio tutta la stampa che gentilmente mi sta seguendo, sta prestando grande attenzione pure a questi contributi che invio al Ministro, è proprio perché dobbiamo imparare a guardare a distanza, nel senso, ecco, passare da una didattica a distanza a un insegnamento di prospettiva a distanza. E il Ministro Bianchi ha parlato di una volontà di lanciare un po' il cuore oltre l'ostacolo, cioè noi questo ostacolo lo abbiamo, però io ho partecipato anche a delle dirette streaming molto interessanti col Ministero, avviate dalla stessa Azzolina, per cui mi auguro che si continui a ripensare l'educazione nel XXI secolo, perché gli ostacoli, lo insegna anche l'atletica, nella quale non brillo per pratica ma apprezzo, il vero atleta lo vede l'ostacolo e poi salta oltre, però per poter saltare oltre bisogna di vedere l'ostacolo e di riconoscerlo. Quindi tutti questi continui, questi andirivieni, queste decisioni che vanno e vengono, anche questo stop and go, far finta di tornare fra i banchi per poi ritrovarsi dopo 48 ore di nuovo in DAD, ma non è, o ancora peggio, in quella didattica digitale integrata, che vede metà classe presente. Se va bene, presente, l'altra metà a casa, con una volontà reciproca di un insegnante che si trova a fare l'animatore per chi è in classe, l'attore per chi lo segue da casa o viceversa. Cioè bisogna cercare di anche il ragionamento sulla rimodulazione del calendario può essere fatto, deve essere fatto, perché l'insegnante potrebbe anche essere uniformato nel suo ruolo anche a altre attività. Io sarei anche d'accordo a dei momenti estivi, laboratoriali, però deve esserci poi anche la libertà del docente ad avere anche un diritto sabbatico di riposo. Cioè noi docenti, la vera sofferenza emotiva del docente, che poi deve comunque essere catalizzatore di attenzione, è che siamo continuamente
esposti non solo al giudizio collettivo di una società che ci vorrebbe, non si sa perché, a riposo in pantofole con i 3 mesi di vacanza, ma avremmo bisogno anche di un tempo di lettura, di un tempo di ricerca. E quindi anche una lettura sotto l'ombrellone diventa poi in prospettiva un momento didattico da porgere ai propri ragazzi. Quindi non è un discorso, come pure mi piacerebbe che della DAD rimanessero alcune pratiche, forse valide, anche dei momenti laboratoriali. È stato forse anche meglio gestito anche un contatto con i genitori, ai quali magari nel colloquio scuola-famiglia abbiamo riservato dei minuti precisi di dialogo riservato, veramente riservato, invece magari nella pratica precedente il colloquio era un momento magari veloce, con file interminabili fuori l'aula, invece c'è stata anche la possibilità di garantire un rapporto scuola-famiglia effettivo. Mi sento di rivolgere un plauso anche ai ragazzi, a tutti i ragazzi, in particolar modo ai miei alunni che ho modo di seguire nella pratica quotidiana, hanno saputo resistere, andare avanti comunque, e stiamo per esempio svolgendo un'attività pomeridiana che ci coinvolge sino alle 19 di sera, è un laboratorio di scrittura ma anche di lettura, e quindi insieme con una collega che saluto, la professoressa Guarino, è stato interessante avere la possibilità di affiancare i ragazzi in un pomeriggio che sarebbe potuto essere vuoto, in un pomeriggio che sarebbe potuto essere di solitudine, invece noi riusciamo a coinvolgerli in questi scambi di lettura, c'è un book crossing che attiviamo proprio grazie a questa attività didattica. Quindi bisogna resistere per esistere. Mi auguro davvero che di questo momento di disorientamento resti la coscienza di volere più bene alla scuola, di volere il bene della scuola, nella quale però non può essere tutto catalogabile, perché la scuola non è orientata al capitale umano, quindi non tutto può essere facilmente monetizzabile. Deve essere però riconosciuto l'impegno di chi giorno per giorno cerca di trasmettere un messaggio. La nuova maturità, è importante che resti il giusto spirito interdisciplinare. Il ministro giustamente non vuole sentire la parola tesina, e siamo coscienti che non esiste la tesina, perché esiste una volontà di trovare un raccordo, un confronto fra quelle che sono le varie banche del sapere. Grazie professore, la lasciamo a questo punto andare a svolgere la sua attività a distanza. Torno in DAD per restare accanto ai ragazzi sempre però. Grazie di questa chiacchierata. Grazie.